Allora, Assessore Nocita, oggi è stato l'ultimo incontro con le varie società che potrebbero gestire la raccolta rifiuti. È stata appunto la volta di Amaia Energia. Lei come vede? Ma ha visto questo progetto presentato dalla partecipata più vicina del comune? Diciamo che non si è parlato di progetto, oggi abbiamo avuto semplicemente, diciamo, la manifestazione di interesse a svolgere questo servizio. Questa è già una cosa importante perché viene dopo una prima manifestazione di non interesse verso questo servizio, quindi sicuramente è una cosa importante. So che i dirigenti di Amaia Energie, si stanno dando da fare per entrare sempre più nell'ottica di gestione del servizio e quindi approfondire le loro conoscenze, contatti con persone esperte. Questo mi fa molto piacere e è ovvio che una società che parte quasi da zero ha necessità di prepararsi bene a questo servizio, ma ci sono realtà in tutta Italia dove si è partiti da zero, come in questo caso, che poi hanno funzionato molto bene, quindi sicuramente tutto è possibile. Ma il mio compito in questa fase che ho avuto dal Consiglio Comunale era quello di informare il più possibile i consiglieri comunali affinché la loro scelta del prossimo 30 di ottobre sia la più legata ad un'informazione completa e quindi la decisione è molto cosciente e informata. Ecco, venendo proprio al 30 ottobre che ci sarà il Consiglio Comunale monotematico su questa problematica, perché alla fine È una grossa problematica. tale è, i consiglieri sia di maggioranza che opposizione sono orientati verso l'affidamento in house a Amaia Energia, però come abbiamo visto oggi Amaia Energia, come ha detto lei giustamente, parte da zero. Forse non è meglio affidare questa gestione a una società, per esempio come Ata Savona, che sarebbe chiavi in mano, oppure fare un appalto esterno con società del settore che comunque da anni praticano questo mestiere e non come Amaia Energia? Ma in questa fase preferisco non esprimere il mio parere perché non vorrei essere, diciamo, provocare un condizionamento verso i consiglieri. Ho ovviamente la mia idea, però aspetto il 30 e poi magari la manifesterò dopo. Ok.